Domande? No. Zero? Se non, se non le fate voi, le faccio io a voi. Vedete un po'. Allora, le faccio individualmente? Ecco. Allora, vediamo un po'. La prima, facciamo un volontario. Chi è che si offre di togliere il 27% a mente da 490? Calcolare. Cosa? Allora, dovete fare questo calcolo. 27% da 490. 490 a meno il 27%. Dai, ah, io mi astengo da ogni posizione. No, questa non è, non è politica. Tecnica e analogica. Oh, ve la racconto perché diciamo, uso sempre questo numero, vabbè, un po' perché viene pure comodo, ma potrei usare altri numeri, non è, non è quello il problema. Non è 57,7. No, ci vedete in quanta sera? Rispetto, ma rispetto. Non c'è come fare pure così a me. Avete sbagliato di poco, ma avete sbagliato. 135. Ma come fa? Allora, se faceva quasi 350, come fa? Era quasi esatto il numero che è stato detto prima. Come fa? 135 è il 27% da togliere. 350. 357. 357. Allora, adesso. Grazie, vai. Allora, oh, cosa c'è di illogico in tutte le risposte che avete dato? Cosa c'è di illogico? Che erano sbagliate. No, perché erano sbagliate. Tutti possono sbagliare. Il risultato preciso. Tutti possono sbagliare. Sì, è 357, sì. Prima hai detto 356. Vabbè. No, l'importante è essere consapevoli che se tu mi dicevi più o meno è 355, lo accettavo. Se mi dici è 356,7, no, perché tu vuoi essere preciso, se vuoi essere preciso è 357,7. Allora, cosa c'è di illogico? Ce l'avete un modo per controllare quello che state facendo? L'ultima persona che controllava e faceva i conti, controllava i conti con la calcolatrice che io abbia conosciuto, era l'edicolante che stava sotto casa mia, che poi ha dovuto vendere l'edicola perché andava a cava sotto, perché ogni... cioè quando sbagliava con la calcolatrice, quando sbagliava a favore suo, gli altri lo correggevano, quando sbagliava a favore del cliente, il cliente stava zitto, quindi dopo un po' si è dovuto vendere l'edicola. Vabbè, poi ha fatto pure bene perché adesso le edicole vanno male, però non era... anche con la calcolatrice si può sbagliare. Quindi tu puoi fare conti con la calcolatrice, ma devi controllare quello che stai facendo. E se li fai con la calcolatrice, come fai a controllare? Più o meno. Ecco, infatti più o meno si chiama un controllo logico. Cioè, se io negoziante sto vendendo una certa quantità di materiale, cioè cosa fa il negoziante quando il cassiere, quando batte i piedi, ormai il negoziante è impreciso perché sono quasi tutti dipendenti, cosa fa il cassiere quando batte i pezzi? Che tipo di controllo fa? La prima cosa, controlla il numero di pezzi che ha battuto. Perché se io
qua c'ho 6 voci e i pezzi sono 7, qualcosa mi è scappato. Quello lo fa, se ci fate caso, spesso lo vedete, fa con gli occhi, conta il numero di pezzi che ha battuto. Ok? Deve controllare, perché se gli scappa un pezzo, quello può, ci rimette lui. Secondo, cosa fa quando vi dà il resto? Questo è il trucco. Invece di fare la differenza, lui conta, no? Perché così è quasi impossibile sbagliare. Lui deve, soprattutto il piccolo negozietto che non ha la macchinetta tipo il Conad che vi calcola il resto automatico, eccetera, eccetera. Nei grossi centri, diciamo, nei grossi supermarket, fa fare la differenza alla macchina e vi dà quella quantità di denaro. E però nel piccolo negozio lui conta, avete speso 17,20 euro, conta 80 centesimi faccio 18, 2 euro faccio 20, 30, 40, 50. E quindi in questo modo è già più difficile sbagliare. Come possiamo controllare? Allora, nell'esercizio di prima, questo è un esercizio che racconto tutti gli anni, quindi ci sta anche sulle riprese di analisi, la racconto tutti gli anni, perché è una cosa vera, esattamente con le stesse cifre, 490.000 lire, che mi è capitata nel 1989, quindi 30 anni fa, giusto, giusto. Allora, ero dottorando a Napoli e vengono da me due bidelli e qual è il problema? Li chiamiamo Alberto e Bruno, due nomi di fantasia perché insomma, non sono nomi molto diffusi a Napoli, ma insomma, Alberto e Bruno, A e B. Allora, diciamo che Bruno aveva fatto una missione per conto dell'università, era stato rimborsato con 490.000 lire lorde, dalle quali era stato detratto il 27%, quindi lui aveva una cifra netta stampata sulla busta, che era 357, quindi il conto era corretto. Allora, lui che faceva? Prendeva questa cifra, aggiungeva a questa cifra il 27% e non si trovava. Perché non si trovava? Perché il 27% di quella cifra, che essendo di meno, non arriva. Che era netta, quindi era più bassa. Quindi aggiungeva una quantità più bassa e non reintegrava la cifra lorda. Allora, nascostamente qua c'è un fatto di matematica. Uno più alfa per uno meno alfa. Quando uno togliere il 27%, cosa significa? Significa moltiplicare per 1 meno 0,27. Se fate con la calcolatrice, fate in questo modo, è la stessa cosa. 0,73 per il numero fa 1 meno 0,27 moltiplicato per il capitale. Ci avete tolto il 27%. Riaggiungere il 27% alla cifra che ottenete significa moltiplicare per 1 più 0,27. Quindi alla fine, se voi avete il capitale iniziale C, lo moltiplicate per 1 meno 0,27, poi lo rimoltiplicate per 1 più 0,27 e non ottenete mai C, perché lasciate perdere 0,27, se questo lo chiamate alfa, quando andate a fare la moltiplicazione, 1 più alfa per 1 meno alfa fa 1 meno alfa 4, quindi non fa 1, quindi il risultato non fa C, fa di meno, che è un altro modo di dire quello che diceva lui prima, ok? Però è più preciso, ok? Posso fare anche il conto di quanto viene in meno. Tuttavia, perché perdo tempo? Cioè, ormai abbiamo capito che il 73% di 490 fa 357,7. Perché ci perdiamo tempo? Perché il controllo e la struttura di quello che hai imparato viene soltanto quando tu hai più modi diversi di fare la stessa cosa. Allora hai il controllo, allora acquisisci, sì, io qua sto in difficoltà, lo controllo, non sono sicuro, lo controllo in un altro modo, oppure, ma se però non mi torna, oppure avrò sbagliato qualcosa, oppure c'è un fenomeno nuovo, allora capisci anche dall'altra parte questo che significa. Il collegamento tra le non sono le informazioni
che danno il potere, ma il collegamento tra le informazioni che dà il potere, cioè l'analisi delle informazioni che dà il potere. Attualmente, per esempio, c'è un settore di enorme big data, che sono i big data, big data, secondo la pronuncia. Alcuni americani pronunciano come il latino, altri pronunciano alla loro maniera. Data viene dal latino, datum, data, che sono i big data. Allora, tutte le informazioni raccolte da sensori, da Google quando voi digitate, o da YouTube, tutte le attività che fa, viene tutto immagazzinato e messo là. Sono tera e tera e tera di informazioni. A che cosa ci dobbiamo pure fare queste informazioni? Perché se non le analizziamo non serve a niente. Però hanno dei meccanismi per analizzarle. Allora, il problema, come si fa a calcolare quel 73% di 490 a mente? 73% di 490 è lo stesso problema di prima. A mente, come hai fatto? L'hai fatto a mente? Sì, 100. E come hai fatto? Vabbè, io ho preso 4,90, ho fatto 3 diviso 100 era 4,9, l'ho considerato 5 e ho fatto per 3. Poi ci ho tolto 0,3. Ok, giusto. Allora, il meccanismo è più o meno giusto, cioè 490 è vicino a 500. Allora, Bruno diceva non mi trovo, aggiungo il 27% a 357,7, non mi trovo 4,90. Allora Alberto è venuto, sono venuti tutti e due da me, Alberto diceva no, ma tu devi fare così, metti 10.000 lire, adesso potremmo dire 10 euro, e fai conto pari, sono 500, 27 per 5 è facile, fa 135, togli 135 da 500 e fa 365, ritogli i 10 che hai messo per fare il conto pari e viene 355, e più o meno ti devi trovare. In effetti, cosa ha fatto mettendo quelle 10.000 lire in più? Ha tolto il 27% su 10 e non lo doveva togliere. Ma siccome il 27% su 10 è facile da calcolare, tra 2,7, 355 più 2,7, se ci rimettiamo quel 2,7 che ci ha tolto che non ci doveva togliere, fa 357,7. E l'abbiamo fatta a mente. Mo, ci può stare che abbiamo sbagliato un dettaglio, una cosa eccetera, ma se non è 357 sarà 358, 356, cioè deve stare dalle parti di 355. Quindi la cosa era ben solida, il ragionamento era ben solido, ben controllato. È chiaro? Con la calcolatrice sicuramente lo faccio precisamente, lo faccio in pochi secondi, ma se sbaglio a digitare una cifra sono fritto. È chiaro? Quindi devo avere un controllo tipologico. Insomma, c'era una vecchia pubblicità, no? Dei pneumatici, diceva la potenza è nulla senza controllo. Allora, l'abitudine deve essere sempre quella di controllare quello che fate. Allora, controllare che cosa significa? Significa comunque sottoporre a un vaglio di tipo logico. Cioè, se la allora, facciamo un esempio. Quando i miei studenti di analisi 2, di analisi 3 devono calcolare un'area, un volume, e gli viene negativa, non è che il professore è tanto contento se ci metto che il risultato è negativo, perché essendo un'area, essendo un volume, sarà positivo, no? Se voi dovete calcolare, già una cosa sapete, sapete che ci avete dei debiti, andate a fare i conti e uscite con un credito, sì, potrà essere pure consolatorio, però da qualche parte avete sbagliato, perché, quindi siete sicuri, quasi praticamente sicuri, no, quasi, siete sicuri di aver sbagliato. Chiaro? Ok. Allora, questo è uno. Poi torniamo un po' al video nostro. Che avete capito? Qual è, diciamo, c'è se doveste riassumere, se no video tre persone a caso le faccio parlare. Tre volontari, se no lo faccio io.
Per esempio, un essere umano è indotto ad assumere comportamenti che vede da altri esseri umani. Allora, un essere umano può avere dei comportamenti che non sono perfettamente razionali, no? Quindi ha una tendenza. Cosa abbiamo capito di questo fatto? Che, per esempio, chi ti vuole vendere un prodotto cosa cerca di fare? O chi ti vuole influenzare cosa cerca di fare? Cerca di sfruttare e quindi di influenzarti in maniera anche indiretta o emotiva o in altri modi, in maniera tale che tu faccia quello che vuole lui o spenda più soldi o obbedisca ai suoi suggerimenti, no? Questo è. E dal tuo punto di vista tu che devi fare? Che puoi fare per difenderti? Qual è un modo logico di difendersi? E quando non sei in condizione di ragionare, che fai? Ti fermi. Se puoi, riprendi un attimo. Pigli tempo, no? Ma perché io devo ragionare quando, diciamo, devo andare a prendere una decisione quando sono in uno stato di svantaggio? Potrei prendere una decisione errata, no? Voi li fate i contratti per telefono? Sì. Per carità, sono quei poverini che al call center ci devo campare. Quindi loro mi dispiace. Tendenzialmente se tu comunichi, sì, mi dica qual è il sito, poi vado a vedere. Prendo le informazioni, allora lo attaccano. Perché attaccano? Perché non gli conviene. Perché quelli vanno a percentuale se fanno loro il contratto, se tu lo fai tu su internet non diano niente. Però, allora, tra un venditore, che cosa significa che tra un venditore e un compratore c'è informazione asimmetrica? Significa che il venditore non ti dà tutte le informazioni in modo da poter trarre vantaggio dalla cosa. Cioè, chi ne sa di più del prodotto che vende? Il venditore o tu? Il venditore. Cosa sai in più in particolare? L'origine, il prezzo a cui l'ha comprato. Esatto, quindi la prima cosa che sa esattamente il prezzo a cui l'ha comprato. Quindi lui lo sa. Tu forse lo sai, se sei ben informato lo sai più o meno. O quantomeno tu non c'è bisogno che tu sappia questo, è come il discorso della zebra, a te diciamo serve soltanto sapere quant'è il prezzo migliore che c'è sul mercato e sapere che poi qualunque venditore ci deve guadagnare un po', quindi. Però poi lui sa anche se ci sono difetti, sa anche l'origine, sa anche, capito? Allora, un'altra regola. Se io adesso vengo e vi vengo a vendere un iPhone dell'ultima generazione per 500 euro, voi che fate? Lo acquistate o da me o no? No. Ma io sono un professore, sono una persona rispettabile, perché non l'ho acquistato da me? Perché c'è da qualche 1000 euro di differenza. Era poco impossibile, no? No, 1000 no, ma 500 sì. Quindi sapete che nonostante, per quanto possa essere, come dire, diciamo apparentemente affidabile il venditore, se una cosa si sa che sul mercato sta a 1000 e uno la vende a 500, qualcosa ci sta, qualche cosa ci deve stare. Poi il problema dovrà per forza uscire fuori, o è difettoso, oppure diciamo l'origine può essere problematica, oppure io non lo so, chiaro? E quindi però se io te lo vendo a 950 con una storia credibile, no, io te lo davo imballato proprio nuovo. È un acquisto sbagliato, eccetera, ti faccio vedere tu.
in quel caso il sistema operativo però in effetti tu apparentemente c'hai le stesse garanzie, allora qual è il problema? Il problema è anche che se tu hai un vantaggio di informazione devi cercare di non perderlo. La conoscete la barzelletta del ragazzo dal barbiere? No, non la conoscete, ve la racconto. Allora, c'è un barbiere che sta facendo i capelli a un cliente, siamo in America. Allora, a un certo punto entra un ragazzo sui 12-13 anni. Quindi un ragazzo bello grandicello. Allora, il barbiere fa zitto zitto all'orecchio del cliente, dice, lo vedi sto ragazzo, ma non ti fa accorgere, guarda, sì, l'ho visto. Questo è stupido, ma quanto è stupido, sapessi quanto è stupido. Guarda, te lo dimostro. Allora, prende, in una mano mette una moneta da 50 centesimi, da mezzo dollaro, ah scusate, 25. Sì, no, da... mette due monete, in una mano mette una moneta da un dollaro, ho sbagliato a dire, e nell'altra mano mette due monete da un quarto di dollaro, che fanno mezzo dollaro, e le offre al ragazzo. Ragazzo, scegli, cosa vuoi, questa, ti fa vedere la moneta singola, o queste, che erano due, e il ragazzo si fionda sulle due. Lo vedi, gliel'ho fatta almeno 3-4 volte, e ogni volta si prende i 50 centesimi perché sono due. Vabbè, allora il signore finisce di fare i capelli e esce fuori. Dopo un po' incrocia il ragazzo che sta mangiando un gelato, probabilmente comprato con 50 centesimi. Allora stava quasi per passare, poi fa, viene il dubbio, fa, scusa ragazzi, ma tu l'avevi capito che quella era una moneta, quella era un dollaro e quelle erano 50 centesimi? A metà. E perché ti sei preso i 50 centesimi? No, io ho fatto... Perché il giorno che mi prende il dollaro il gioco è finito. Chiaro? Cioè, cosa era meglio? Prendere una volta un dollaro o tante volte mezzo dollaro, e per sua missione quella gliel'ha fatto già 4-5 volte, quindi quando c'era la seduta con il gelato andava là, faceva il giochetto, passava per fisso. Ma qua il barbiere che è un po'... qua era il barbiere che è un po' fisso, no? Chi era il fisso tra i due? Chiaro? Allora, se pensate che questa cosa sia una cosa teorica, think again, direbbero gli inglesi. If you think so, think again. L'avete visto il film The Imitation Game? Allora, chi ha visto il film The Imitation Game? Allora, The Imitation Game, vi ricordo, perché secondo me l'avete visto, almeno metà di voi l'ha visto, era quel film che parlava di Turing. E quando facevano, decodificavano i codici, il codice enigma dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ed è una storia vera, in gran parte è vera. È una storia che conosco, l'ho studiata, quindi so che in buona parte quella storia è fedele alla realtà. Quindi chi è, dopo questo, diciamo, questo aiutino, quanti si ricordano di averlo visto? 2 Allora, vabbè, per quei pochi che l'hanno visto, ci sono due punti nel film che sono assolutamente distorti, non falsi, distorti. Allora, un punto è vero. Allora, c'è a un certo punto nel film, quando loro decodificano il primo messaggio, fanno vedere che uno dei componenti del gruppo
vuole far avvisare diciamo le navi del gruppo dove sta, dove si trova il fratello, perché dice c'è là, c'è il mio fratello, queste navi stavano per essere affondate dai tedeschi, stava per precipitarsi verso la trasmittente. Nel film è Turing in persona che la chiappa, se mi ricordo bene cascano per terra, sì. E gli dice no, l'hanno fatto da poco, l'hanno rifatto da poco in tutto, dice no perché noi dobbiamo pensare un sistema, quando dire una cosa, quando non dire una cosa, in maniera tale che i tedeschi non sospettino mai che noi abbiamo scoperto Enigma. Perché in questo modo, qual è il discorso? È la tattica del mezzo d'oro. Sì. Cioè, io voglio usufruire di queste informazioni che ho di vantaggio con i tedeschi, ma senza che i tedeschi pensino a mettere un quarto rotore sulla macchina, oppure a cambiare la password ogni 24 ore perché hanno capito che è stata scoperta, eccetera. Io devo sfruttarla, ma non farmi accorgere. Ok? Il punto è assolutamente vero. Non mi sto a dilungare perché potrei parlare un'ora su questo discorso. Ok? Cosa non è credibile? Per esempio, voi sapete che Cassino, con quale città è gemellata Cassino? Chi lo sa? Siete Cassino. È gemellata con Coventry. Coventry. Perché? Perché Cassino è stata coventrizzata, cioè bombardata a tappeto come Coventry. Ok? Allora, Coventry si dice, non c'è la prova, ma si dice che Churchill l'abbia fatta bombardare, sapeva che veniva bombardato, ma l'abbia fatta evacuare solo in parte, in maniera tale perché sennò i tedeschi se ne accorgevano. Quindi meglio che perdere qualche centinaia di persone morte sotto il bombardamento piuttosto che far accorgere i tedeschi. Cioè, chiaramente, sotterraneamente avranno limitato le perdite, però allora, questa è una cosa che si dice, nessuno ha le prove, non ci saranno mai probabilmente prove. Cosa non è credibile di quello che succede durante il film? Non è credibile che sia stato Turing a decidere questo. Non è credibile, assolutamente non è credibile. Turing ti faceva i conti, decideva quando dirlo, quando non dirlo, sulla base tecnica, ma chi decideva di dire o non dire una cosa, la decisione arrivava dall'alto, probabilmente se non da Churchill in persona, se non ci stava Churchill, da quello che era invece di Churchill. Non è credibile. Questa cosa non si fa fare a un così, perché non ha l'esperienza, non ha la competenza, non ha il potere di farlo. Non so se è chiaro. Questo non è credibile. C'è un altro punto che è interessante, alla fine del film c'è un accenno che, se non mi sbaglio, da qualche parte si accenna proprio che uno si voleva portare a casa una macchina Enigma, se non mi sbaglio, però questo non sono sicuro. Però comunque, vabbè, cioè adesso andiamo a casa, possiamo parlare, cioè, no, voi dovete mantenere il segreto, come se non fosse, tutto non fosse esistito. Cioè, ma che ormai la guerra è finita. Allora, uno di questi del gruppo fa, vabbè, ho capito, ci saranno altre guerre. Sapete che fine hanno fatto le macchine Enigma, diciamo, catturate dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale? Sono state rivendute dal Foreign Office, diciamo, dagli inglesi, a tutta una serie di paesi africani, come macchine per la cifratura. Cioè, queste qualità tedesca sono ottime, sono macchine buonissime, eccetera eccetera. Praticamente fino al 1970, anno più anno meno, cioè anno in cui il programma MK, no, il programma, scusate, non MK, un altro nome, insomma quello di, con cui hanno decodificato il codice Enigma, fino al 1970 in cui questa operazione è stata resa nota, praticamente sti poracci usavano Enigma e
e gli inglesi l'avevano tutto, cioè poco da fare, è chiaro? Ok, quindi quanti mezzi dollari hanno guadagnato? Tanto. E io lo dico con una certa ammirazione, per esempio con esiste questo qua, io non dico fesserie, posso sbagliare qualche dettaglio, ma fesserie non ne dico, le cose sono controllabili. Quanto manca? 5 minuti. Allora, abbiamo ancora 5. Allora, prendete le V2, le V1 e le V2, che cos'era? Di che nazionalità? Tedesco. Che sono stati lanciati dove? Londra. E che ci hanno fatto? Solo così li mandavano ad Gavocchia. Allora, erano abbastanza mirati, la tecnologia, la Ferne von Braun non era un fesso e avevano una certa capacità, però non sono riusciti a procurare grossi danni, hanno fatto molto terrore, spavento, eccetera. In realtà la storia è più interessante di così, perché c'è una operazione, si chiama Double Cross Committee, se lo cercate su Wikipedia, 20° comitato. Cercate su Google Double Cross Committee. Double Cross significa inganno. Allora, praticamente che succedeva? Che la prima V1 che hanno sparato su Londra è atterrata a 3 miglia da Trafalgar Square. Della serie, questi aggiustano un po' la mira e ci fanno secchi. Allora, che cosa avevano fatto? Però gli inglesi hanno grandi risorse. Avevano smantellato tutta la rete spionistica tedesca in Inghilterra, sempre in ossequio alla tecnica del mezzo dollaro. Non l'avevano smantellata, arrestata e basta. Chi non voleva collaborare l'avevano arrestato, chi era stato disposto l'avevano convinto a fare il doppio gioco. Allora, quindi c'avevano una serie di agenti tedeschi che però facevano il doppio gioco, perciò double cross. Allora, che facevano? Hanno cominciato a dare le coordinate sbagliate. Allora, la rosa, quelle ne lanciavano tanti, ne lanciavano 30. Allora, queste qua erano atterrate mediamente a nord di Londra. Allora, loro dicevano che erano atterrate verso il centro di Londra, un po' più a sud. Gli spostavano il centro della rosa in maniera tale che quando quelli andavano a aggiustare la mira, in realtà sbagliavano. Metodo intelligente. Dopo un po' i tedeschi hanno capito che non ci avevano capito niente. Allora hanno cominciato a mandare dei ricognitori a guardare dove erano cadute le bombe, perché dice qua è un casino, non si capisce niente. Allora che hanno fatto? Hanno capito, perché le cose si stavano riaggiustando come tiro. E allora che hanno fatto? Gli hanno cominciato a mischiare gli orari. Cioè, quella là che è atterrata, quelle non potevano fare il controllo in tempo reale, quella che è atterrata alle 10:21, qual è? Allora quello diceva, è questa, invece era quell'altra. In maniera tale che loro, abbinando in maniera errata gli orari alle V2, si facevano, calcolavano male le traiettorie e quindi non riuscivano ad aggiustare il tiro. Sta cosa è andata avanti fino a giugno del 45. E i tedeschi non si sono accorti di niente. Ma mica solo loro, perché non è che solo i tedeschi sono fessi, gli altri sono intelligenti. Negli anni 50, non mi ricordo se 51, ci fu un caso molto eclatante in cui un intero cifrario, il cifrario di diciamo dei messaggi in codice di spie dell'Unione Sovietica furono decrittati dagli inglesi. Allora, questi usavano un metodo che è assolutamente sicuro, si chiama one time pad, OTP, però è assolutamente sicuro fino a che non riutilizzi la stessa chiave.
nel momento in cui utilizzi la stessa chiave il metodo non è sicuro più mai come niente. Allora, quelli usavano delle password prese da un libro, a un certo punto avevano finito, avevano ricominciato da capo, sembra, non proprio da, dall'inizio, però sempre mischiato, diciamo random, ma sempre dallo stesso libro. Allora, almeno così recita Wikipedia, i tedeschi, gli inglesi erano stati talmente pazienti da essersi segnati tutte le cose, andando a confrontare questi messaggi, alla fine avevano decrittato questi messaggi, trovato questa falla, decrittato i messaggi e arrestato tutta una serie di spie, tra cui alcune spie molto famose che sono state, diciamo, che c'era, che i sovietici avevano a Londra. Personalmente sta storia per me non è credibile. Perché non è credibile? Ma tu ce lo vedi uno che si mette là veramente, sta 10 anni a mettersi tutte le password, poi all'epoca non ci stavano granché di computer, quindi può darsi, però può anche darsi che loro abbiano saputo. Cosa hanno saputo? Non era necessario sapere le password, era necessario semplicemente che qualcuno dei sovietici dicesse: guarda che le password stanno appiate a quel libro là. Allora tu ti metti, fai, dopo un po' ci arrivi, chiaro? E quindi però loro, per proteggere chi aveva fornito queste informazioni, naturalmente hanno messo in giro questa storia. Poi bisogna capire se i sovietici hanno capito o non hanno capito. Attualmente in molti casi a livello molto elevato capiscono tutto, tutti, però rimane il fatto che, un po' per l'opinione pubblica, un po' perché veramente l'avversario può sbagliare, rimane sempre una norma assolutamente logica è non dare informazioni all'avversario. Così come, allora chiudo solo con questo esempio. C'avevo 12 anni, allora mio padre aveva comprato da un po' di anni prima dei foglietti di francobolli. Allora io mi ero preso qualcuno di questi foglietti, c'avevo il catalogo Bolaffi, il foglietto erano per esempio 4x6, che ne so, 24 francobolli. Ho visto la quotazione del foglietto, era, che ne so, 4000 lire. Il francobollo singolo costava 200 lire. Ergo, valeva di più, e quindi che ho fatto io? L'ho staccato. Dico, se li stacco ci guadagno 800 lire. Perché è demenziale questo comportamento? È demenziale. Vabbè, c'avevo 12 anni, eh. No, secondo la quotazione guadagnava 800 lire di valore. Poi li hai venduti, così. Perché è demenziale? È evidente che è demente fare una cosa del genere. Perché? Nessuno se le compra singolarmente. No! Ci guadagnavi solo 800 lire. No! E vedete che non capite? È evidente, sta scritto. Perché è demenziale? Perché era nostro mio bolli. Uè, ma se tu lo vuoi staccare, lo puoi fare pure domani. Chi ti impedisce di farlo quando arriva il cliente? Ma se domani la quotazione cambia e va di più il foglietto, ma come li attacchi più come erano prima? Come fai? E staccare i francobolli, se li staccare, cioè una volta che l'hai staccati. No, staccati il foglietto e sono attaccati lungo i bordi. Cioè arrivate mo, no? Non è che è difficile, non è che ci vuole un genio. Magari a 12 anni. Infatti ci sono arrivato, però dopo avevo staccato i foglietti.